Ciao e bentrovati. Vorrei riflettere insieme a voi su un testo che si trova nel libro del profeta Zaccaria, al capitolo 4, nella seconda parte del versetto 6, che dice: Non per potenza, non per forza, ma per lo spirito mio, dice il Signore degli eserciti. Per capire meglio questo testo, bisogna capire prima dove si trova Zaccaria e cosa sta facendo. Tutto il popolo di Israele, compreso quindi Zaccaria, è reduce da un'esperienza negativa che li ha segnati e li ha privati di speranza. Stiamo parlando dell'esilio in Babilonia, un momento di grande sconforto per tutto il popolo, che vede allontanarsi sempre di più il sogno di ricostruire Gerusalemme e il Tempio. Zaccaria, attraverso delle visioni, vede che il Signore sta per intervenire per aiutare il suo popolo. Questo avverrà, come dice il testo, non con la forza, non con la potenza, ma grazie allo Spirito del Signore. Quindi è lo Spirito che dà vita alle grandi opere e fa fare grandi cose. Ed è lo Spirito che dona le nuove speranze al popolo smarrito, come leggiamo al capitolo 8, dal versetto 3 in avanti. Così parla il Signore: Io torno a Sion e abiterò in mezzo a Gerusalemme. Gerusalemme si chiamerà Città della Fedeltà. Il monte del Signore degli eserciti, Monte Santo. Ci saranno ancora vecchi e vecchie che si siederanno nelle piazze di Gerusalemme. Ognuno avrà il bastone in mano a motivo della loro età molto avanzata. Le piazze della città saranno piene di ragazzi e di ragazze che si divertiranno. Se ciò sembrerà impossibile agli occhi del resto di questo popolo in quei giorni, sarà forse impossibile anche agli occhi miei? Ecco. Io salvo il mio popolo dalla terra d'Oriente e dalla terra d'Occidente. Li ricondurrò ed essi abiteranno in mezzo a Gerusalemme. Essi saranno il mio popolo e io sarò loro Dio con fedeltà e giustizia. Ma le visioni di Zaccaria, non si fermano a quello che sta per succedere nell'immediato. I capitoli successivi ci lasciano vedere qualcosa che avverrà in un futuro prossimo. Al capitolo 9, al versetto 9, leggiamo: Ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso, umile e in groppa ad un asino. Al versetto 10, egli parlerà di pace alle nazioni. Il suo dominio si estenderà da un mare all'altro. Al capitolo 12, al versetto 10, essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio. Ancora al capitolo 14, al versetto 4, In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli ulivi, che si spaccherà a metà. Al versetto 6, in quel giorno non ci sarà più luce. E al versetto 9, il Signore sarà re di tutta la terra. In quel giorno il Signore sarà l'unico e unico sarà il suo nome. Questi indizi ci fanno capire che Zaccaria vede anche la venuta del Messia e in quanto profeta deve dirlo al popolo. Quindi non c'è soltanto gioia per quello che sta per succedere, ma Zaccaria ricorda ancora al popolo che il Messia sta per venire per salvarli. Ancora una volta, non grazie alla forza, non grazie alla potenza, ma solo grazie allo Spirito Santo. Il Messia è venuto sulla terra ed è morto sulla croce per salvare tutti gli uomini ed è risorto per vincere la morte e donarci la speranza della vita eterna. Nel Vangelo di Marco, al capitolo 16, al versetto 15, Gesù dice: Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Questo invito non è rivolto soltanto agli apostoli e a quelli che hanno visto Gesù. È un invito per tutti quelli che conoscono e credono alle sue promesse. E come leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, al versetto 17, Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno sogni. Lo stesso spirito che ha permesso la ricostruzione di Gerusalemme e del Tempio, lo stesso spirito che si è manifestato dopo l'ascensione di Gesù, accompagnerà tutti quelli che profetizzeranno. Cioè che racconteranno la bella notizia dell'amore di Gesù.